Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone molto bella di Herman Mehta che è Ragazza Paradiso. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, prima di andare avanti con il video, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare il video subito. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone all'inizio si compone di quattro accordi che sono Sol maggiore, quindi dove ci sono i due tastini che abbiamo il Do a sinistra, Re, Mi, Fa, Sol. Sol, Si, Re, forma il Sol maggiore. Poi avremo il Re maggiore, quindi se questo è il Do, accanto abbiamo Re, Fa diesis, La, Re maggiore. Poi accanto Mi minore, Mi, Sol, Si. Ed infine avremo il Do maggiore, che tutti conosciamo, Do, Mi, Sol. All'inizio fa così, c'è prima un intro, ma gli accordi sono questi, e poi inizia il cantato. Mi hai dato tutto, ma niente avevi, mi hai fatto amare tutti i miei difetti. E come ho fatto io, quando non c'eri, non prendere impegni per i prossimi anni. Qua c'è questo passaggio Do, Re e poi si va a una nuova parte dove si aggiunge il La minore, che è proprio il primo accordo che metterà. Andiamo indietro, La, Do, Mi e fa così. Che sarà domani? Non so che cosa dirti. Domani sarà ieri, ma sì. Noi non saremo uguali, ma dentro i nostri abbracci quelli. Ok, ha fatto sempre due movimenti per ogni accordo e poi qui c'è il ritornello dove si aggiungerà un solo nuovo accordo che è il Si minore. Quindi questo è il Do, Si, Re, Fa diesis che troveremo. Comincia il ritornello con l'accordo di Do e gli accordi si alterneranno un po' più velocemente. Comunque lo faccio lentamente in modo che si possa capire bene. Parte con il Do. Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io abbia visto mai, e le tue braccia uno spazio perfetto in cui ci tornerei per sempre, in cui ci resterei. Ok, e poi si ritorna nella strofa, quindi sempre con il Sol. Vi ricordo che o suoniamo più in alto o più in basso, cambia solo il colore, ma gli accordi li possiamo prendere dove vogliamo. Andiamo di nuovo in alto e facciamo dalla seconda strofa. Siamo due gocce dello stesso mare, ma abbiamo già trovato l'ultimo amore. Beatrice non avrebbe niente da insegnarti, ragazza paradiso. Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io abbia visto mai, e le tue braccia uno spazio perfetto in cui ci tornerei per sempre, in cui ci resterei per sempre. Poi c'è una parte che è, diciamo, lo special che fa sempre gli stessi accordi. Vi faccio vedere, inizia con il Do. E di tutta questa vita io non butterei mai niente, solo una mi completa fra milioni di persone. Ogni cuore ha le sue pieghe, ogni volto ha le sue rughe. Non hai fatto mai promesse, ma le hai mantenute tutte.
le hai mantenute tutte. Bene, qui come avete notato cambia la tonalità, quindi abbiamo quattro nuovi accordi che sono quelli che avevamo prima spostati di un tono più in avanti, quindi ve li dico, sono La maggiore, Do, Si, La, La do diesis mi, poi Re maggiore, Re, Fa diesis, La, poi avremo Mi maggiore, Mi, Sol diesis, Si, e Fa diesis minore, quindi Fa diesis, La, Do diesis. Lo prendiamo così, quindi Si le hai mantenute tutte, tu le hai mantenute tutte. Ritornello nuovo con la nuova tonalità dove gli accordi sono sempre questi, con l'aggiunta soltanto del Do diesis minore, quindi Do diesis, Mi, Sol diesis, e parte con il Re ovviamente perché è un tono spostato in avanti. Ovviamente andiamo lentamente perché il cambio è sempre veloce. Nei tuoi occhi c'è il cielo. Che io abbia visto mai, e le tue braccia uno spazio sicuro in cui ci tornerei per sempre, in cui mi perderei per sempre, e poi ci resterei. E finisce con l'accordo di La maggiore. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un pezzo abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque in descrizione un link dove trovate il testo con gli accordi, poi altri due link per imparare alcune scale, alcune cose di base al pianoforte, ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche usando la mano sinistra, c'è una puntata che spiega più o meno come si può fare, quindi vi lascerò il link anche di quella in descrizione. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima!